Siamo a Fiuggi, stiamo festeggiando per la terza volta Spreca Po. Siamo in fase di allestimento insieme ai miei colleghi. Spreca Po è la festa di cittadinanza attiva contro gli sprechi. Questa festa fantastica che si è inventata cittadinanza attiva per porre l'accento sull'eccesso di consumo che ognuno di noi quotidianamente fa. È la nostra terza festa nazionale contro gli sprechi. È un'occasione per tutti per essere informati, per ricevere delle informazioni contro lo spreco, ma soprattutto per dimostrare che insieme si può fare. Allora, il grande merito che ha Cittadinanza Attiva è quello di inventarsi tantissimi laboratori, anche per i bambini che vengono qui e imparano che si spreca ovunque. Io ho due bambini e penso che sia importante che loro imparino a non sprecare, perché tutto quello che non sprecano gli ritorna. Immaginare, vedendo quello che hanno davanti, come può essere riutilizzato, che secondo me è importantissimo. Adesso stiamo costruendo, diciamo, lo stand con il gazebo per poter fare poi due laboratori contemporanei, uno sopra l'altro, che sarà un laboratorio di riciclo creativo e un laboratorio di riciclo di fiabe. E attraverso il riciclo di fiabe poi costruiremo ciò che sarà l'immaginazione dei bambini. Quindi se il bambino immaginerà il fiume dei serpenti, noi costruiremo il fiume dei serpenti con il materiale di riciclo. Il mio laboratorio è partito da queste tavolette. Il Kaplak è un gioco semplicissimo basato su un modulo unico che chiede semplicemente un po' di concentrazione ai bambini, tanta creatività. Vedendoli giocare tu vedi l'atteggiamento che tirano spontaneamente. Vuol dire che i bambini sono capaci di giocare con la G maiuscola, sono capaci di concentrarsi e soprattutto sognare. Siamo dell'associazione per fare un gioco, noi portiamo queste sculture di cartone e i bambini le devono dipingere liberamente, con poche regole. Si dipinge come ci pare, si dipinge tutti insieme senza litigare e i colori li mettiamo noi, questa è la regola cattiva. E tutto qui è un laboratorio semplicissimo, ma proprio nella sua semplicità è molto potente. Un bambino libero di dipingere è un bambino felice, tutto qui. La finestra sbatte al vento, salta la luce, si apre la bocca, ecco che inizia. Tanto il condimento già c'è nel panettone, nella colomba, non serve aggiungere nient'altro. Diciamo, basta fare l'impasto del crème caramel, metterlo insieme così, in questa maniera. C'è un vecchio dolce della cucina classica internazionale che era il crème caramel diplomatico, ne ha chiamato. Ecco, per esempio noi parliamo oggi di spreco, no? Allora, il contenuto di un cestino, di un frigo, che può essere una cipolla, una zucchina, ma proprio tre cose, diventa un contenuto per 7-8 persone. Perché noi facciamo questa patata a fettine con tutta la buccia, perché la buccia rimane la sostanza, lavata bene naturalmente, la rosoliamo con un goccettino d'olio, poi le leviamo quelle, con lo stesso olio ci lavoriamo una cipolla insieme con delle zucchine e sopra a questa patata ci si mette questa cipolla con la zucchina che era insaporita, una grattatina di noce moscata, un pochettino, un ramettino di maggiorana e tu con due patate hai fatto 40 fettine di patate. Una pietanza serale abbinata a un formaggio, un po' di pane, se era fermo ci facciamo una panzanella o una bruschetta e fatta la cena. Chiaro? Stasera birra per tutti! Tanti modi per essere cittadini attivi. Quello di questa sera è uno di questi modi, un modo bellissimo,
che collega la cittadinanza attiva ai diritti, alla possibilità di esigerli quotidianamente, a collegarli con il reinserimento sociale delle persone che hanno avuto una fase difficile della loro vita, ma che mettono questo percorso al servizio della cittadinanza. Tutto all'inizio, un brutto giorno, in queste faine, suo marito un operaio, lei ha tre figli, avevano appena comprato una casa, ha perso il lavoro, lei lavorava come cassiera e è stata licenziata. Stefania mi racconta l'angoscia e l'umiliazione di sentirsi inutili, no? Perché noi siamo talmente abituati a definirci con il lavoro che quando non lavoriamo che cosa siamo? Un'altra vita libera, dalle gabbie della società. Tutte queste vicende, dopo aver perso il lavoro, dopo essersi sentita niente, dopo essersi reinventata e tutto, squilla il telefono di casa. Un editore ha telefonato a Stefania chiedendogli per favore di scrivere un libro, no? Si chiama Vivere in 5 con 5 euro al giorno, è stato un successo editoriale, era 3 anni fa, da allora Stefania ha scritto 5 libri, tutti successi. Ne ho incontrate tante di storie simili, dal Piemonte alla Sicilia, e loro dicono, noi non siamo disoccupati, noi siamo diversamente occupati. A me è piaciuto veramente molto. Qualcosa di più di quello che mi aspettavo. Beh, allora cerchiamo di ottimizzarle queste capacità cognitive, questa capacità di conoscere il territorio attraverso nuove forme, nuove soluzioni. Noi per esempio ci stiamo lavorando con lovinitaly.it, andate a vedere la mappa delle storie italiane, una progetto ambiziosissimo, però io spero che veramente qualcuno di voi lo possa trovare interessante e possa raccontarci le sue storie, anche di risparmio, perché, come dire, se dobbiamo costruire un paese nuovo, un paese migliore, un paese più efficace e efficiente, si passa anche attraverso la riduzione degli sprechi. Io sono Antonio, faccio parte di Coppola Tisa. Siamo qui per raccontare questa nuova esperienza, il progetto Celacanto Bene Comune. Il Celacanto è la nostra sede da sempre. 30 giovani cercati sul territorio nazionale saranno nostri ospiti per 10 giorni. E saranno accompagnati nella conoscenza del territorio, quindi scopriranno anche la nostra cultura, le nostre tradizioni. Abbiamo creato il nostro sito celacanto.coppulatisa.it. Questo evento dà la possibilità di scambiare esperienze, soprattutto delle persone che sono passate dal Celacanto. Perché chi passa dal Celacanto comunque lascia qualcosa. Sono Enrica e faccio parte di un'associazione che si occupa di agricoltura naturale, prodotti homemade, trasformati, fatti in casa, e cerchiamo di divulgare una tradizione fatta più sulle cose naturali, quindi agricoltura senza pesticidi, senza fertilizzanti, e speriamo che sempre di più siano le persone che si rivolgono a piccoli contadini, a piccole produzioni, anziché andare al supermercato e beccare, insomma, prodotti poco sani. Questo è il nostro obiettivo. Ma è un gran piacere, abbiamo partecipato il primo anno a Spoleto, è un posto bellissimo. È sempre un'occasione anche per incontri con altre persone. Ci sono molti sorrisi, diciamo, è un bellissimo evento anche proprio per l'organizzazione, no? Persone molto positive e spontanee. È un bel esercizio proprio per liberare la mente dall'utilizzo funzionale alla reinterpretazione libera, insomma. Fantastico. Quindi è un ottimo antistress. Che ci vedi tu qua? Che ci vedi? Ma io ce ne vedo. No, io ce ne vedo un bel ciuffo sparato, un po' di molle. Di solito li faccio lavorare in coppia, col padre e con la madre, che è un bel gioco comune. Sono Patrick, collaboro al progetto Birra Vale la Pena. Io sono uno dei ragazzi inclusi, usufruisco del regime carcerario dell'affidamento sociale, quindi praticamente sto quasi per scontare la mia pena e sono stato incluso nel progetto come responsabile commerciale del reparto birrificio. Sono Daniele, sono il birraio di Vale la Pena, ci hanno sostenuto i più grandi birrai italiani e noi ovviamente dobbiamo continuare a essere bravi a rifare le birre in continuazione e buone e di
ottima qualità. Daniele logicamente cerca sempre di trovare qualcosa, di mettere qualcosa di suo, di aggiustarle. Le nostre birre hanno dei nomi fantastici, fanno tutti riferimento logicamente al senso della pena. Si chiamano Fair Bravo, Erfine Pena, Dragoncella, A Piede Libero, Amara Femmena, Gatta Buia, Legale. La cosa più bella di queste tradizioni è stato mostrare che ci sono tante realtà che già attuano uno stile di vita diverso, più sostenibile e soprattutto orientato alla difesa dei beni comuni, perché quello che diciamo è che non solo è importante non sprecare il cibo, non sprecare l'acqua, non sprecare energia, ma è importante capire che quello che non va sprecato è appunto il bene comune, il bene che è destinato a tutta la collettività. Ognuno dei partecipanti, ognuno dei cittadini che può visitare i nostri stand porterà sicuramente a casa una serie di consigli pratici e utili per abbattere gli sprechi. Tutti i materiali che normalmente sembrano oramai finiti e che invece possono essere riutilizzati molto bene. Mettiamo KO lo spreco. Mettiamo KO lo spreco. Mettiamo KO lo spreco. Mettiamo KO lo spreco. Go win.